Allora, da un menù così mi aspetta. Mathieu Romain. Se siete stati bravi a creare questo gioco, io vi ringrazio. Però cambiate nome per cortesia. Questo tizio mi ricorda un sacco me durante l'esame di maturità. Press K to start. Let's go, baby. Non so bene di cosa si tratta. Beh, è un gioco ideato da Einstein. Sta arrivando una palla di cannone. Si schianterà mica qui. Bene, allora, sono morto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Vabbè, non fa niente, let's go. Allora ragazzi, siamo su, non so bene che gioco sia. Si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Ma chi se ne frega, chi se ne giochiamo. Si chiama palla, lo invento io il nome. Palla con la lingua di fuori. Chi guarda i video di Favige si riduce così. Quindi non usufruitane troppo bene. Ho schivato palle in una maniera incredibile. Neanche in Sea of Thieves andava così bene. Vabbè ragazzi, sono sta palla che deve arrivare entro un minuto e sono morto. Ma cosa devo fare io esattamente? Dove devo arrivare? C'è un punto d'arrivo in sto gioco o è tutto così? La musica, no, non so se la sentite, ma la musica mi turba. Tantissimo anche. Andiamo so. No, no, no. Non riesco a saltare sopra. Ok, perfetto. Ma le palle di cannone sono direzionate? Sì, immagino di sì. Occhio che dobbiamo muoverci, che qua è tutto. La roccia è tutta franabile. Casomai sarà friabile, non franabile. Comunque frana, non è che fria. Io sto andando avanti. No, ho battuto la testa. Sono una testa. Allora, vediamo se riesco a. Perfetto! Che schivata incredibile! No! Non è vero, nella vita! Madonna! Lo sapevo che cascava. Allora, è un gioco abbastanza per deficienti, quindi non posso non vincere. Credo. Allora, calmi tutti, che qua la situazione è grave. Bisogna avere un quoziente intellettivo di almeno 100 per poter vincere questo gioco. L'ho letto prima. Quindi non so quanto sia favorito in questa. Cioè, ho perso a prescindere. Siamo tornati dove ero prima, dove sono caduto prima, però dall'altra parte. Quindi non so bene dove devo andare a finire. Ma c'è un traguardo in sto gioco o che cosa devo fare io della mia vita? Spiegami. Oh, sta crollando tutto. Aiuto! Amici! Dove devo andare? Cosa devo fare? Vabbè, è crollato di tutto, è crollato. Vabbè, non fa niente. Non sto capendo. Dove devo andare? È crollato tutto. Mi date una mano per cortesia, non so dove devo andare. Non mi ha colpito, quindi tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto bene. Ci sono delle robe laggiù, però non penso di riuscire ad arrivare fin laggiù. Non capisco cosa devo fare in sto gioco. Porco demonio, morto ieri. Che male. Sono vivo. Calmi tutti. Perfetto, perfetto, via, 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 via. Vai, 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 vai. Mancano 20 secondi. Prova a resistere questi 20 secondi e capire che cosa. Magari deve finire solo il tempo. Magari è un gioco a tempo, devi resistere 20 secondi. Io non lo sapevo. Non fatemi crollare questo. Non fatemi crollare sta roba, per cortesia. Finito il tempo. No ammunition left. Reloading. Aia. Come reloading? Oh. Oh. No, 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 sono caduto perché sono scemo. Quanto sono scemo da 1 a 1000? Mortacci mia. Dovevo resistere. Ok. Dimmelo tipo 2 minuti prima. Che dici? Ma non è che devo passare in sti buchi che faccio i punti, tipo. Se passano i buchi. No, non faccio punti, anzi muoio, quindi. Pessima idea. Best time, meno 1, meno 0,5. Vabbè, resisto 2 minuti, dai, vediamo dove andiamo a finire. Aiuto, aiuto, dove vado? Crolla tutto qua! Che male! Sono schiacciato! Sono schiacciato, mi ha schiacciato una. E dovete spostarmi sta roba, mi ha schiacciato. Mi sta schiacciando! Non capi. Sono vivo, ma schiacciato. Vabbè, non fa niente, rimaniamo così. Ok, no ammunition left. Ma non è vero, no, munici. You're running out of space. Vai, 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 vai. Che male, che male. Ok, mi sa che sono. È bellissimo. Quando ti spara fortissimo è bellissimo. Se non fosse un problema il fatto che non riesco a resistere più di tanto in questo gioco. Però è veramente bello. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché è così difficile questo gioco? Ma perché tra tutti i giochi proprio uno così incasinato sono su una colonna che si tiene su con uno stuzzicadenti? Perché il demonio mi vuole male? Perché? È difficilissimo, ve lo giuro, resistere a sta roba è difficilissimo. Ma io faccio i chilometri, mi sono rotto le palle, mi faccio i chilometri, voglio vedere quanto resisto. È difficile, non riesco a resistere a quei 2 minuti. È impossibile. O mi cade qualcosa in testa, o arriva una vacca dal cielo, la madre degli haters, non lo so.
È impossibile, ve lo giuro, è impossibile. Resistere è impossibile. Mi arriva un missile a una certa, mi fa fuori per forza. Allora ragazzi, credo di aver trovato la tattica dopo 6 ore di gioco. Praticamente se io vado piano, lui mi fa fuori tutte le piattaforme. Però in realtà me la vivo scialla la faccenda. Basta solo evitare di essere schiacciato dalle cose che mi bloccano. Però me la vivo molto serenamente questa cosa. Let's go! È così che dovete vivervi i compiti in classe. È tutto un disastro, va tutto allo scatafascio. Però state tranquilli, che la vita è bella. È difficilissimo perché poi inizia a essere tutto distrutto e non sai dove saltare, capito? 10 secondi. Vai! Dimmi te se la palla andrà a cadere sul mio, la mia piattaforma. 4, 3, 2, 1. Fammi vedere di cosa sei capace. Fammi vedere. Porca zozzola. Vai, 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 via, 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 via. New record, new record. Porca vacca, quanto difficile. Porco demonio. È difficilissimo. È un gioco bellissimo, ma è veramente difficile. Cioè, resistere più di un tot è impossibile. Mi piace la canzone, poi in sé per sé non è un gioco brutto, però. Ma la mia lingua esattamente in sto gioco a cosa serve? No, la domanda è lecita perché non so, c'ho una lingua gigantesca. La canzone è veramente stupenda. Arco demonio morto. Se riesco a salire sulle cose, vai, let's go. Ok, allora, 1 minuto e 20. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Concentrato, concentrato. Concentrados. Salta! Ci arrivi! Ok. Ecco, mi metto qua sopra, che qua sopra non ci vengo mai. Sono pronto a ricevere le verifiche di chimica. Eccole qui. Questa è la mia vita che va allo scatafascio al liceo. È filosofico sto gioco, è carino. Io vorrei andare lì dove sta crollando tutto. Non so se è una bella idea, però io ci provo. Sono masochista, non so se lo sapete. Aspetta che ci provo. Molto bene. No! Oh raga, ve lo giuro su quello che volete che vorrei staccarlo. Perché vabbè, credo di aver tirato abbastanza intrattenimento fuori da questo gioco. Cioè, perché più di così non ce n'è. Però è talmente una droga che mi viene da continuarlo. Non so perché. Porco schifo il demonio. Vedi, non lo so perché. Non so perché voglio farmi così male. Ci vuole momento zen. Momento zen tattica del secolo. Fermi, immobili. Lasciamo che ci bombardino. Ci leviamo solo quando crolliamo. Solo quando crolliamo. The last moment. Oh yeah. Yo bitch. Prova a lanciarmi qualche palla se hai coraggio. Magari un po' più. Ecco, perfetto. Questa attenzione mi casca di sopra. Questa mi casca di sopra. Questa mi casca di sopra. Questa mi casca di sopra. Ciao. Bene. È stato divertente. 1 minuto. Un minuto sono andato. Vabbè, abbiamo fatto fuori tutta la prima piattaforma praticamente. Posso fare un giro un po' più strano del solito, tipo passare di qua. Stavolta è record. Se non lo batto stavolta non lo batto più, raga. Non lo sento proprio. Ok, quella su cui volevo salire proprio. Guardate che coincidenza. Dio mio. Mamma mia, che salvataggio incredibile. Via, 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 via. È stata veramente brutta la faccenda. Mi sta crollando tutti i posti dove volevo salire io mi stanno crollando. Quindi mi sa che non salirò proprio qui. Però proviamoci. Molto bene. Va bene. Allora, aspetta se riesco a fare un giro più tranquillo magari. Provo a saltare sull'altra piattaforma. Via, via, via di qua, via di qua. Via, proviamo. YOLO, YOLO. Dai, dai, dai che ce la faccio. Dai che ce la faccio. No, no, non ero morto, non ero morto. Tua madre era morta, non io. Guarda bene. Porco demonio, non ero morto. Dai. Non ero morto, ero salito sulla colonna. Dai, ma perché? Non ero morto, raga. La mia vita è paragonabile a questo gioco comunque. Molto, molto simile. Tutte le volte in cui nella vostra vita rimarrete delusi, avrete una giornata no, vi crollerà il mondo addosso. Ecco, guardate questo video. Secondo me vi riprendete un attimo. Pensate che la vostra vita non deve essere brutta così come crollano questi palazzi. Deve essere bella quanto questa palla. Vabbè, non quanto questa, un po' più bella di quella palla. 14, sta crollando tutto esattamente dove devo andare io. Però vabbè. 9, 8, aiuto. 4, 3. Fammi vedere di cosa sei capace, Satana. Dimostramelo. Allora. Puff. Ma per favore. Madonna, quando mi spara tutta questa... Impossibile. Spero vi sia piaciuto il video, ragazzi. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche ai vari social che come in ogni video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Beh, ragazzi.